Benvenuti follower che ti fossero se non qui parli e oggi siamo tornati qui in un nuovo video, in due video diciamo in 2 giorni per dirvi che dopo la notizia di ieri che Dall'Oglio è quasi un nuovo giocatore del Palermo, oggi è arrivato Lorenzo Barbera, un'altra notizia diciamo in uscita stavolta che era anzi abbastanza prevedibile. Canute probabilmente, anzi secondo Fedrullah è ormai vicinissimo, ormai comunque è cosa certa, senza trasferimento all'Avellino. Allora, io ho un discorso per su Canute. Per me Canute è tecnicamente un giocatore che ci stava molto bene, però per quello che ha dimostrato, o nel modo insomma, non riusciva ad incidere veramente bene, almeno l'anno scorso, poi magari da quest'anno giocava bene, non si sa, purtroppo, probabilmente se ne andrà. No, purtroppo, in realtà non è che ha dimostrato, il problema non è tanto quello, il problema è se verrà qualcuno al suo posto. Perché avere sulla tre quarti, sulla carta, Floriano, Sella e Silipo. No, e ci stanno, è tanta roba, ma manca un altro giocatore. Perché poi in attacco è Soleri, Brunori e chi boh, potrebbe essere aggregato al portacorona. Ok, però secondo me serve o un altro attaccante, perché in caso così Brunori quando va a fare la seconda punta, o un altro trequartista, seconda punta. Perché tenere, secondo me, il Palermo farà così. Se non riuscirà a vendere Bro, terrà Bro e Pilippi, infatti, come si vede, lo userà nei due dietro la punta. Tipo infatti l'altra volta l'ha fatto insieme a Silipo nel 3-4-2-1 contro Lenna. Non è, cioè, secondo me non è il suo ruolo. Il suo ruolo è un centrocampista, però in un centrocampo a 3. Tipo 3-5-2 secondo me è un modo dove potrebbe fare abbastanza bene. Poi bisogna vedere. Però vedremo come andrà a finire questa situazione. Dopo la cessione probabilmente di Konaté, però arriva anche di Dall'Oglio, un grandissimo centrocampista. Poi diciamo abbiamo. Per questo comunque si sono sentite attese anche su Ganze o comunque sono stati in avanti. Ci stanno perché io prenderei più un'altra punta perché non si sa più Brunori se farà benissimo come punta, in caso si può alzare bene come seconda punta. Prendere più una punta più che con una seconda punta perché in caso Brunori si può mettere seconda punta a Parma tranquillamente. Comunque ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale come sempre se ci sono notizie di più giorno e noi ci vediamo al prossimo video. Bella follower!